Come riesci a valutare quando una persona proprio soffre di cervicale? Beh, innanzitutto si fa una diagnosi ovviamente attraverso la diagnostica per immagine, quindi bisogna fare sia la radiografia, alla radiografia va associata poi spesso una risonanza magnetica. Dopodiché il medico chiaramente che fa la diagnosi di artrosi cervicale, però diciamo che insomma è una cosa abbastanza facile da E riconoscere. lei interviene poi in che modo? Io intervengo sempre con la terapia manuale, ormai lo sappiamo, Che la ritroviamo ovunque, sempre. sempre. Assolutamente, quasi sempre, insomma, sono rari i casi in cui non si lavora con la terapia manuale e ovviamente poi con dei trattamenti che riguardano un riequilibrio posturale, si lavora ad esempio con gli esercizi, si fanno delle tecniche che vengono chiamate pompage, in alcuni casi, non sempre, anzi soprattutto nei soggetti anziani bisogna stare attenti o dove c'è la presenza di artrosi io non faccio mai la manipolazione, altrimenti la manipolazione in rari casi può essere utilizzata quella vertebrale, dove bisogna stare molto attenti proprio perché è uno del qui serve la grande sensibilità, la grande esperienza, perché proprio qua abbiamo le arterie vertebrali che possono determinare disturbi vasomotori importanti se si fa una manipolazione non fatta bene.